Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovissimo video di The Long Dark. Come al solito, ogni 2 settimane sul canale. Ragazzi, ci eravamo lasciati nel punto in cui io morivo. E tra l'altro, spero che ci sia una buona illuminazione. Perché, ragazzi, nuovissime luci, potentissime. Ragazzi, io direi di iniziare a giocare tutto da capo, naturalmente. Sempre Sandbox, sempre viaggiatore. Sì, maschio. E iniziamo. Sai quanto lungo sopravvirai? Ragazzi, mi sono informato e ho scoperto che ho fatto praticamente tutto il mezzo giro della mappa. Nello scorso episodio, ho tipo registrato per tipo un'oretta. E ragazzi, adesso provo a fare un'altra dall'altra parte della stanza. Cosa? Raga, dove mi trovo? No, raga. Subito così. The best spawn in the life. Raga, ma è fantastico. Pure le munizioni. O ce la faccio, eh? Boh, no, ragazzi. Cosa sta succedendo? No! Vabbè. E cos'è, ragazzi? No, scusate se non sto parlando, ma sono emozionato. Bravo! Lanterna per la vita. Ok, contenitore, cosa c'è? Niente. Sì, niente. Io mi prendo tutto qua, raga. Ok, poi possono aiutarci a riparare. Qua dentro. Nobody needs this anymore. Cosa? Ah, ragazzi, sto ascoltando bene, però ho detto qualcosa di spero di figo. Raga, non so se uscire, come sono messo io? Ah, questo, si è dimenticato. Contenitore, cosa ci dà? Mai niente, vero? Ha una sciarpa, buono. Quella che ho appena trovato. Allora, ragazzi, io non l'avevo mica capito perché io quando gioco mica leggo, io guardo tanto le figurine come i bambini con i libri dell'asilo, ragazzi. Quello lì era un semplicissimo pezzo di stoffa, non era una sciarpa, raga. Ragazzi, proverei ad uscire. Ragazzi, sono veramente euforico. Lo dico di nuovo ogni video, ragazzi, va detto. Ragazzi, sono emozionatissimo. Appena iniziato il video, può concludersi qua. Trapper. Homestead. Oh, ce la fai. Trapper's Homestead. Lo ripeto perché magari non hai capito. Trapper's Homestead. Trapper's Homestead. Io andrei lì. Mi devo sempre uscire col panico, raga. Dopo l'ultimo video. Spero che ancora l'attacco dei lupi sia lontano, eh. Spero. Cos'è la cosa lì? Oh, raga, pacco. Ah no. Cosa facciamo? Ci prendiamo un po'? No, non possiamo. Strano, c'ho il coltello stavolta. Comunque lì c'è casa, eh. Se mai dovesse succedere qualcosa sappiamo dove andare. Però lì spero sia una. Un alce, un cerbiatto. Sì. Ma ragazzi, io non so veramente dove mi trovo, eh. Quello è un coniglio. Ma se solo volessi, no? No, l'ho riciclato. Annulla. Ho fatto una cacata. Ho fatto la più grande cacata del mondo. Ok. Buono. Buonissimo. Sto ghiacciando? Sì. Subito, appena uscito, raga. Allora, ragazzi, appena uscito, c'ho freddo. Ho distrutto un pugnale da caccia. Mi sono perso.
Ah no, è là, meno male. È già quasi notte. C'ho gli infartini che arrivano. No, ma ragazzi, ma... Perché? Perché ho buttato quel... Ragazzi, non avevo capito. Io non so bene cosa... Queste parole qua in inglese per me sono troppo, raga. Harvest, ricicla, ma... Si può saltare. Come faccio a salire, raga? Ok, comunque la salute è messa abbastanza bene, eh. E beh, ci mancherebbe... C'era la scaletta. C'era, ragazzi, c'era la scaletta. Io ero lì che... Ero nel panico, non riuscivo a... Sono tuttora nel panico, raga. No, ragazzi, ma... Ditemi che sono un fesso che non riesce a salire e si va a vedere i comandi. Non posso. Bello. Ho bruciato un... Ho dato addio a un... Ha un bellissimo coltello da caccia, pugnale da caccia, eh. Adesso non so nemmeno come si sale una cavolo di collinetta, sono messo bene. Un sacco. Oh. No, dall'altra parte. Dopo svariati tentativi, uno bravo alfa riuscì ad entrare nella casa. Oh, che bello. Io adesso appicco un attimo un fuoco. Dov'è? Eccolo. Appicchiamo. Start a fire. Che buono essere. Noi lo startiamo il fuocherello bello. Hashtag fuocherello bello, che ragazzi... No, non è piaciuto. Manco a piccare il fuoco, non so saltare. Non so dove sia l'assado, non so cosa vogliono dire le parole in inglese. Lancio i coltelli, li distruggo, non riesco ad appiccare un fuoco. Oh raga, ma sono messo... Io non sopravviverei manco un giorno se succedesse davvero, eh. Non mi suiciderei. No, adesso voglio sapere. Voi scrivetemi nei commenti cosa fareste se vi trovaste in questa condizione. Vi ritrovate in un deserto ghiacciato. Cosa fareste? Magari non c'è pure nessuno. Cosa diamine fareste voi? Oh cavolo. Una lanterna. La lanterna di prima. Spero non abbia riciclato pure quello, sennò... Dov'è, raga? Ah, eccola. Se potessi tipo guardare dalla finestra, raga. Con il coltello, perché sennò... Ah, allora, no, io vorrei vedere... Anzi, no, aspettate, qua c'è un cassetto. Craftiamo le nostre primissime cose. Ok, grazie. Utilissimo. Possiamo craftare niente, a parte quello che non so effettivamente cosa mi serve. Tool Required. Anti-Kniff. Allora, ragazzi, io l'ho riciclato, no? Siccome l'ho riciclato, adesso ci deve essere un modo per tirare fuori quel diavolo di coltello da caccia. Come lo costruisco il coltello da caccia? Tu lo ricicli, ma non puoi più rifarlo. Io guarderei un attimo fuori l'immensità, raga, se ci sono lupi. Sì, ragazzi, io ho sto terrore dei lupi immenso, voi non avete l'idea. Mi sto cagando, raga, perché io so che dovrei uscire, però siccome mi trovo un luogo alquanto ostile, con un buio pazzesco, io dormo. Io non so cosa fare, vediamo se sono stanco, ragazzi, se no dormo. Io, ragazzi, dormo, non me ne frega niente. Ah no, c'ho fame, c'ho molta fame, quindi... No, andiamo a sbagliare. No, no, allora. Esatto, bravo, papà l'ha detto. Papà dice che non si può appiccare il fuoco all'interno delle case. È come nei Pokémon, ragazzi. Papà dice che non, le voci di papà rimbombano. Non puoi utilizzare la bicicletta in questo momento. No, ragazzi, quello giuro che scleravo quando trovavo queste cose su Pokémon. Io, ragazzi, ciò posso.
mangiare. Ah, posso tipo cucinare? Cioè, certo che posso, raga. Ho sbagliato. Ah, ok. Sì, io direi che posso cucinare, raga. Quindi io cos'è che faccio? Stiamo aprendo, ragazzi, col nostro cosettino lì. Ah, abbiamo la nostra salute ora, com'è? Cioè, abbiamo molta meno fame. Però non è che posso darti tutto da mangiare, cos'è? Cioè, devi anche un po' arrangiarti, no? Ma hai bottiglietta l'acqua di prima, no? Eppure quella l'ho riciclata, vero? Raga, la bottiglietta d'acqua. Dove è finita? No, ma questo poi devo scaldarlo, ma per piacere. Ma per piacere. Per piacere, tutto attaccato. Dov'è la bottiglietta d'acqua? Oh, io ho trovato la bottiglietta d'acqua, raga. Se bevo questa, ragazzi, boh, bevo tutto. Ah, ne è mezzo litro. Drink. Deriva da questo, per caso, drink. Trincare, drink. Sarebbe male. Ah, non l'ho manco bevuto. Bravo. Allora, non sono affatto stanco. Non so cosa fare, ragazzi. Se potessi saltare, boh, salterei. No. Si è spenta la lanterna, raga. L'unica cosa che posso fare, ragazzi, è appiccare un fuoco. Io appicco i fuoco, raga. Adesso sono diventato un esperto. Ragazzi, dai. C'è buio fuori, c'è buio dentro. La lanterna. Cosa faccio, raga? Cosa diamine faccio? Sto tutto l'episodio in casa. Sto pure morendo di freddo qua, ragazzi. Non so perché. No, non fa freddo, c'ho la luce a bestia qua che mi. No, ragazzi, io. Coltello da caccia, raga. Il coltello. Ok, il problema, raga, è adesso. È un problema. Perché io con cosa mi illumino di immenso, raga. 6 ore. Ragazzi, sono messo bene. Questa è ancora avanti, raga, è fantastica. Io ho ancora fame, tant'è che mi prendo una barretta energetica, raga, perché. No, ma io, raga, non vedo niente. Vero? Allora, qua c'è la poltrona. Ragazzi, mosca cieca, proprio letteralmente. Io esco. Giustamente, c'è buio, ci sono i lupi. Tu cosa fai? Esci. Io, ragazzi, ho una paura pazzesca dei lupi. Allora, c'è un piccolo dilemma, no? Io. Cosa faccio? Non posso dormire perché ho paura di morire in maniera spietata. Ragazzi, il mio coltello da caccia, ancora lo rimpiango. La lanterna, raga. Perché io voglio appiccare un fuoco dappertutto. Non me ne frega niente. Io voglio appiccare i fuochi. Ok, fatemi uscire, 30 secondi. C'ho il fiammifero, raga, c'ho il fiammifero. Ok, non c'è più problema, c'ho il fiammifero. Ragazzi, manco The Forest che il fiammifero, la torcia rimane per 6 ore. Ragazzi, c'ho il fiammifero, non mi fermava. Avevo il fiammifero, non mi fermava nessuno. Io bello che, ragazzi, sto facendo avanti e indietro. La luce soffusa dei tuoi occhi mi dice più di 1000 parole. Lo facevi dicevi, sì, era così? No, probabilmente ho detto una cagata pazzesca, però è romantico, ragazzi, la dedico a te. Tu che stai guardando questo video, ti amo con tutto il fiammifero. Oh, ma sto fiammifero del cavolo. Io adesso sono pure caduto. Diamine. Allora, il fiammifero è un problema. Allora, se non sbaglio devo salire di qua. No, non devo. Il fiammifero. Io la vedo la casa, quello è il problema, raga. Cioè, non è, anzi, è una cosa positiva. Allora, andando ad intuito,
dato che c'è la casa ma c'è un buio pazzesco perché sono caduto dalla collinetta. Allora, andando ad intuito, come sono caduto di nuovo. Io ragazzi ho paura di lupi in una maniera impressionante. Comunque, dicevo, andando ad intuito più che altro a caso, io farei questa stradetta qua. Raga, l'intuito! Allora, qua c'è il letto, andando di nuovo ad intuito, pure in casa devo andare ad intuito. Ecco. Allora, ragazzi, di solito quando stai tanto al buio, l'occhio si abitua. No, cos'è sta roba, raga? Oh, che schifo è! Fammi appiccare sto maledetto fuoco. Ma ragazzi, quella bottiglietta d'acqua di prima. Il problema rimane. Dov'è? Ragazzi, la bottiglia. No, l'ho vista con voi. Era una water bottle flip challenge. No, ragazzi, l'ho vista con voi. Adesso no, ditemi che non l'ho presa. O c'è o la spacco, eh? O la va o la spacco. Oh, ma. Bottiglietta! Dove sei? Ok, ragazzi, per questo bellissimo vidissimo. Come al solito, vi invito a lasciare un like. Ah, ragazzi, siccome l'altro video l'ho debuttato in maniera impressionante, ho fatto 20 iscritti in un giorno. Direi di chiedere 7? Tra 2 settimane uscirà il terzo episodio di The Long Dark alla ricerca del diamine di coltellino. Noi ci vediamo al prossimo video. Bene ragazzi. Ho fatto troppo piano. Bene ragazzi.